Due progetti in ballo, uno qua, ma per mettere una fontanella che faccia passare un po' d'acqua qua, se l'ho capito bene, ed è stato presentato nel 2008, tra l'altro c'era l'assessore Cadeo, e l'altro è per collegare alla Darsena di nuovo la conca di Viarenna. Credo che saranno le due cose che si fanno, perché molto di più. E beh, certo, comunque, come questa, fai? Adesso vedete qui una conca. Questa conca che vedete, vedete che ci sono le porte. E chiuse sono le porte. È stata fatta nel 1496, quindi è vecchiotta. Infatti l'hanno lasciata anche perché proprio era. Non so se la conca più vecchia di Milano esistente, non credo. Quindi l'acqua passava lì sotto? Sì, dove doveva passare, scusa. C'è il ponte, dove c'è il ponte, quello lì era il ponte, passava e continuava di qua. Adesso per un pezzettino lo vediamo secco, poi si chiude. Quella torretta che cos'era? Credo che fosse il posto dove stava quello che doveva aprire e chiudere la conca. La chiusa che era questa. Qualcuno l'avvisava e lui stava lì. Però è più recente, dovrebbe essere più recente questa qui della chiusa. Comunque tenete presente, qui è da. La prima l'hanno fatta nel 1496, quindi quasi più di 400 anni fa. Quindi al tempo dei comuni? E noi usiamo libri di storia diversi perché nel 1496 è pieno Rinascimento. Siamo in Rinascimento allora? Sì. I comuni vengono... Prima, tre secoli prima. Qui finisce il naviglio, quello che resta. E parte... Però se vedete, il campo che c'è dopo tiene comunque il tracciato del naviglio. Adesso proviamo anche a scendere perché mi sa che si può fare. Là c'era una cosa tipo darsena, una piccola darsena che era al tombone di San Marco. Sì. E quello che vedete lì probabilmente era quello. Vedete che lì c'è un arco? Sì. Era un ponte. Cioè il naviglio passava sotto quel ponte e poi c'era il laghetto. Entriamo. Oh.